Allora, la sovranità, anzitutto una premessa, la sovranità è connessa, diciamo così, in qualche modo alla società umana, non esiste, non può esistere una società senza sovranità per il semplice motivo che anche la stessa anarchia in realtà prevede una sovranità, loro dicono che sono anarchè, cioè senza potere, senza un potere centrale. In realtà per creare una società senza il potere centrale ci deve essere qualcuno che in qualche modo elimina il potere centrale. Questo qualcuno di fatto ha preso il potere e dovrà fare in modo che questo potere centrale non rinasca e quindi esercitare un potere. Per l'anarchia è impossibile, oltre ad essere un male supremo in un certo senso, l'anarchia vera, è anche proprio impossibile in sé. E quindi in qualche modo esiste per forza la sovranità. Possiamo dire che nella storia umana finora sono esistite ovviamente tanti tipi di sovranità, adesso qualcuno lo vedremo, ma intanto vi è una divisione a botte da cui poi discendono tutte le altre. Vi è una divisione tra la sovranità naturale e la sovranità, chiamiamola innaturale, artificiale, programmata, voluta in qualche modo, utopica anche in qualche maniera. La sovranità naturale è quella che vuol dire, è quella che nasce evidentemente dalla natura stessa delle cose, per cui è chiaro che il primo pensiero semplice, banale, male che tutti quanti conosciamo è quello per cui della famiglia, è quello che Aristotele stesso nella sua politica mette a base della società umana, che è appunto la famiglia che nasce dall'unione di uomo e donna, e chiaramente poi con l'arrivo della Chiesa sappiamo che il matrimonio diventa anche un sacramento, ma anche prima della Chiesa comunque il matrimonio era di diritto naturale, e quindi in qualche modo nasce una famiglia con un'autorità interna, con una scala gerarchica interna che è ben precisa. Un insieme di famiglie, dice Aristotele, formano la società, questa società interagisce nei vari elementi della società, interagiscono fra di loro, rendono possibile la convivenza, perché io potrei stare, io e mia moglie, nel mondo intero, punto. Cioè, sarebbe molto naturale, con un piccolo particolare, che moriremo di fame, o di freddo, o di sete, perché cioè, in due è ben difficile, cioè, tranne i miracoli di stare nel giardino dell'Eden, appunto, poi diventa ben difficile di sopravvivere. Abbiamo bisogno degli altri, in quel modo, per sopravvivere. La società è quella combinazione di situazioni naturali, cioè famiglie, che si accordano e si aiutano con mutuo scambio di beni e in qualche modo rendono possibile la sopravvivenza comune. Però in qualche maniera poi queste famiglie hanno bisogno comunque, siccome esiste il peccato originale, siccome esiste inevitabilmente il contrasto, siccome esistono gli egoismi, sono cose che tutti quanti sappiamo, hanno bisogno di un potere costituito che diventa lo Stato, che secondo sempre le leggi di natura, le leggi della giusta ragione umana, un giorno poi secondo le leggi cristiane, quando arriverà la Chiesa, la società cristiana, ma io sto parlando delle origini in questo momento, secondo queste leggi si crea come lo Stato con un potere centrale costituito, che è la polis, diceva appunto Aristotele. Effettivamente nel mondo, chiamiamolo occidentale o pre-cristiano, come preferite, la forma di governo naturale a livello di società è la polis. Basti pensare alla Grecia, basti pensare anche a Roma. E in qualche modo anche i popoli, diciamo così, preromani, i popoli insomma italici, erano fatti di polis, sì, insomma poi qualcuno forse si allargava un po', insomma, ma comunque erano piccole comunità che regnavano, che gestivano territori ben precisi. Forse non è, insomma, è anche per questo probabilmente che il cristianesimo si è diffuso anzitutto in Occidente, pur essendo nato in Oriente, perché c'era un meccanismo pre-cristiano di naturalità. Non che tutti gli uomini fossero buoni, non che tutto andava bene, non che non c'erano i cattivi governanti, i cattivi uomini, ma le poleis, cioè il concetto di famiglia, ben preciso, e siamo nella pre-cristianità, c'era il concetto di società ben preciso, sia in Grecia che in Italia, che nei popoli italici e poi in Roma naturalmente, e c'era uno Stato che in qualche modo era naturalmente localizzato a realtà locali, appunto, che erano naturali. Però è anche naturale, bene,
che a un certo punto nel meccanismo della storia c'è una reduzio ad uno. Questo non è che sia innaturale. Gli stessi greci provarono mille volte, diciamo così, a se non proprio ad unum, perlomeno a due, cioè Sparta e Atene, due grandi imperi, in qualche modo per avere più forza, non ci riuscirono perché si sono scannati tra di loro, e quindi accade che poi arrivò il terzo incomodo e si prese tutto, che è Alessandro, che sono i Macedoni, e in qualche modo la Grecia va anche un po' a morire in questo. Invece quello che accade, è interessante ciò che accade in Italia, perché invece una di queste centinaia di polis che stavano in Italia, sappiamo bene, ha un'ascesa che c'è poco da fare, è la più grande, uno dei più grandi miracoli della storia, perché per 800 anni, 900 anni, vince sempre, cioè non esiste nessun'altra entità della storia che ha in qualche modo avuto lo stesso destino, al punto tale che in una visione di teologia della storia, una visione cristiana della storia, se partiamo dal presupposto che non si muove foglia, che Dio non voglia, immaginare che per 900 anni si vince sempre, insomma, e che Dio era distratto, è un po' difficile. Evidentemente c'è in qualche modo una volontà, c'era una volontà divina di questa città che doveva formare questo impero, nascendo da polis, diventato una polis sempre più grande, poi ha conquistato dei territori, poi sempre in maniera naturale, una guerra, però in maniera naturale, diciamo così, si è allargata, e dando la sua legge. Questo era una prerogativa unica che nessun altro aveva, un diritto ben preciso, sia privato che pubblico, fondato veramente in qualche modo, pur in certi aspetti duri, violenti se vogliamo, perché non c'era ancora la grazia divina, non ce lo scordiamo, però certamente quanto di più grande sia mai esistito a livello di diritto prima dell'avvento di Cristo, e possiamo dirlo anche dopo, una volta adattato col cristianesimo. Per cui in qualche modo effettivamente questa città aveva un che di particolare, che si è allargata e ha creato questo impero. Ma l'impero di Roma è un impero che nasce naturalmente, è un impero naturalmente nel senso proprio, nel senso naturale, con una espansione che dura secoli, 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 ed è in qualche modo ininterrotta, al punto tale che, senza che facciamo la storia di Roma la sapete, che anche quando Roma perdeva, diceva, Roma con la Libera ha perso, ma chi ha vinto alla fine? Roma con Pirro ha perso, ma chi ha vinto alla fine? In qualche modo c'è un fato per il quale, in qualche maniera, anche se la parola fato è pagana, però mi capite il senso, per il quale Roma a un certo punto vince e crea un impero, diciamo così, certamente, lo ripeto la centesima volta, con la violenza, spesso anche con le ingiustizie umane, inevitabilmente, ma in maniera naturale, come una forza dirompente che mirava a dare una civiltà a tutto il mondo. Questo impero diventa il concetto stesso di sovranità per la nostra civiltà. Questo è un punto fondamentale, perché la parola impero è la chiave per capire la storia politica di tutta di questi 27 secoli, la storia politica, diciamo così, di tutta l'Europa, sia prima che nella Sud Europa e sia che dopo che è nata, e in qualche modo dell'Occidente. Teniamo presente che il senso, politicamente parlando, uno dei primi scopi assoluti del processo rivoluzionario è stato quello di distruggere l'impero. Lutero, il protestantesimo, la rivoluzione francese, il comunismo, anche il liberalismo, il socialismo, il comunismo, sono tutti stati dei fenomeni che sono serviti a distruggere l'impero. Quale impero? Poi torno indietro. 100 anni fa sono stati distrutti 4 imperi in un colpo solo, di cui 3 erano, perlomeno 2, uno era negativo perché era l'impero degli ottomani, ce ne importa niente, però sia chiaro che ciò che ha sostituito l'impero ottomano, cioè la Turchia di oggi, Ataturk, con la Turchia laica che oggi non è più laica, non era migliore, non è migliore dell'impero ottomano, e oggi lo stiamo perfettamente vedendo, questo non ci interessa. Poi sono caduti 3 imperi, è caduto lo zarismo, è caduto il secondo Reich tedesco, che tanto naturale non era, ed è caduto poi quello che rimaneva del Sacro Romano Impero e quindi in qualche modo del tempo dell'impero romano, vale a dire l'impero austro-ungarico degli Asburgo. In una guerra, esattamente 100 anni fa, che tra poco finisce, finiva nel 1918, in questa guerra sono stati fatti fuori tutti gli imperi. Non per niente una delle definizioni più, come dire,
indovinate del fenomeno della rivoluzione è la rivoluzione di Giuseppe Ferrari, che ha scritto un libro così intitolato La rivoluzione, scritto nel 1848-49, ebbene è la rivoluzione è la guerra a Cristo e a Cesare. Questa è la definizione di Giuseppe Ferrari. Io non ho mai conosciuto una definizione più perfetta di questa. La rivoluzione è la guerra a Cristo e quindi chiaramente alla Chiesa, perché a Cristo non ci può, nessuno non gli può fare nulla, lo può scalfire, e quindi però al corpo mistico di Cristo sulla terra, quindi alla Chiesa e a Cesare. Non è solo la Chiesa, la guerra a Cristo e a Cesare. Questo è un punto molto importante, è l'impero che deve essere abbattuto, perché l'impero è la sua, soprattutto un impero che nasce da una polis su sette colli e poi diventa quell'impero che sappiamo, poi cade per colpe, che stesso sarebbe troppo lungo stare qui a giudicare, non è questo l'argomento di questo discorso, però poi rinasce cristiano e si chiama Sacro Romano Impero, seppur con tutte le mutazioni dei secoli e dei tempi, e arriva a esistere per più di 1000 anni, beh, è molto naturale tutto questo, per cui deve scomparire in qualche modo, e infatti è scomparso. Ma ciò che l'ha sostituito però non è diverso dall'impero, è un po' come il discorso dell'anarchia. Le forze che oggi esistono, le forze del male che tutti quanti conosciamo, sono degli imperi, e vogliono creare un impero completamente diverso da quello buono, un impero o territoriale come meta ultima, ma intanto che è un impero mediatico, un impero della finanza, un impero in qualche modo mondialista, un impero delle menti, una mente unica per tutto il pianeta. Quando, siccome il loro scopo è quello di arrivare al famoso intelletto unico, è quello l'impero. Cioè, vuol dire, dall'impero non si sfugge. Dipende se l'impero è buono, naturale, e magari cristiano. Roma era un impero naturale, e poi è diventato, perché con gli aspetti negativi, con tutte le cose naturali, è diventato cristiano, il che non voleva dire perfetto, ma certamente molto, molto meglio, naturalmente, il Sacro Romano Impero, oppure un impero artificiale, che nasce contro la natura, che abbatte ciò che è naturale e che crea un potere artificiale, utopico, o anche reale, ma artificiale, con scopi ben precisi, che è quella situazione in cui noi ci troviamo. Per cui noi non abbiamo più l'impero, nel senso che non abbiamo più l'impero ufficiale, quello buono, quello nostro. Neanche gli imperi che non erano nostri, lo zarismo era dei russi. Però era una cosa abbastanza naturale, non ci apparteneva, però non possiamo dire che era contro natura. Questi non ci sono più. In più però c'è, intanto sta arrivando un impero completamente opposto. Ma adesso, questo come sono andato avanti, io sono andato indietro. Roma, in qualche modo sappiamo che cade appunto, cade poi, c'è tutto il discorso che cade Roma, non ci interessa, insomma comunque per tante ragioni cade Roma. Abbiamo dei secoli di sbandamento, in quei secoli, il VI, il VII secolo dopo Cristo, 500, 400, 500, 600, 700, già 700 già le cose vanno meglio, si ricade in una situazione, se non proprio di anarchia, ovviamente terribile per tante ragioni, non c'è un potere centrale, se c'è sta in mano i barbari, calano altri barbari, poi arrivano pure i musulmani, si è sparpagliati, l'umanità è sparpagliata, vive nelle foreste o in poche città, scompare la moneta, oggettivamente, voi sapete, chi mi conosce lo sa, certo non posso essere io, non mi si può dare la colpa di essere antimedievale, no, mi sembra di essere verso chi lo conosce lo sa, però che due secoli sono stati bui lo si può pure concedere, oggettivamente. Però in quel buio, perché era caduto l'impero romano, in quel buio era nata una luce immensa, era la luce del cristianesimo che stava in qualche, che nel buio portava in qualche maniera alla nuova civiltà. Questa nuova civiltà si afferma progressivamente fino al punto, in qualche modo, che rinasce un nuovo impero. Assolutamente naturale anche questo, è l'impero talmente naturale, l'impero di Carlo Magno, l'impero che poi sarà l'impero carolingio e poi dopo il Sacro Romano Impero, è l'impero della Chiesa e dell'impero, è l'unione in qualche modo, sebbene come un marito e moglie che hanno litigato per tutto il tempo, sempre in continuazione, ma era una famiglia in qualche modo tra il papato e l'impero, tra una civiltà cristiana dove in qualche modo il principio di autorità naturale, che è specchio dell'autorità divina naturalmente, come quello del padre e famiglia, diciamo così, il principio di autorità naturale era appunto incarnato nella Chiesa con il Papa, questo non c'è dubbio, ma era incarnato anche nel potere civile con l'imperatore. E
Dove non arrivava l'impero? Con i re. Perché, che cos'è l'imperatore? L'imperatore è un re, però è un re un gradino più alto degli altri. Non voglio dire re dei re, perché re dei re è il nostro signore, però è una sorta di re dei re terreno, è una sorta di primus inter pares tra tutti i monarchi della cristianità. Quindi che parliamo del re di Francia, parliamo del re di Castiglia, d'Aragona, del re d'Inghilterra, del re d'Ungheria, del re di Polonia, a un certo punto arrivano pure, quando si convertono i Normanni, i Vichinghi, diventano pure re di Norvegia, di Svezia, i vari regni. A un certo punto nel 1130 nasce il regno di Napoli, non ce lo dimentichiamo, arriva anche il regno di Napoli. Tutti i vari regni d'Europa sono regni, però qua c'è un gradino più alto che evidentemente è quello del Sacro Romano Impero, discendenti di Carlo Magno, che sono dei re pure loro, ma con una connotazione assolutamente universale. Il re di Francia può essere importante quanto vogliamo, specialmente nei secoli moderni, ma non aveva una connotazione universale. Era re di Francia. Il re di Castiglia, il re di Napoli, il re di Svezia, non aveva, il re di Inghilterra, quello che volete voi, non avevano una connotazione universale. Erano re, erano sovrani, erano istituzioni di natura, per di più consacrate dalla Chiesa, della società cristiana. È un po' come il matrimonio di natura. Poi quando arriva il sacramento della Chiesa c'è un'aggiunta in più che rende il sacramento il matrimonio. È la stessa cosa. Un re è di natura, ma un re consacrato dalla Chiesa è secondo la volontà di Cristo, quindi a maggior ragione. Però in qualche modo erano nazionali, erano locali, a secondo poi di quanto era esteso il re. L'imperatore non era nazionale, era sovranazionale, appunto tale che lui in linea di principio era il capo di tutti i re, era in qualche modo il punto di riferimento di tutta la cristianità. Io credo che anche se qualcuno di voi, molti di voi forse immagino qualcuno di voi non conosce la storia, non ama la storia, gli hanno insegnato a male a scuola, quello che volete, però papato impero non lo si può nominare, le guerre a Guelfi e Ghibellini penso che più o meno non lo si può nominare, che è esistito un mondo che aveva due punti di riferimento costanti, vale a dire il Papa e l'imperatore, abbiamo sentito nominare, questo mondo era un mondo naturale, naturaliter, diciamo così, dal punto di vista politico, dove non c'erano dei poteri innaturali, c'erano dei cattivi governanti, c'era il cattivo re, c'è stato anche il cattivo imperatore, il più famoso imperatore del Medioevo dopo Carlo Magno, è stato pessimo. È stata la mia del Medioevo, si chiamava Federico II di Svevia, però era naturale. Lasciamo perdere poi personalmente ad un genio, questo è un altro discorso. Era un genio del male, ma era naturalmente l'imperatore del Sacro Romano Impero. Quindi sono stati buoni e cattivi. I re potevano essere buoni e cattivi, così come l'ultimo dei feudatari poteva essere buono e cattivo, oppure il podestà di qualsiasi comune. L'autorità, l'uomo può essere sempre buono, cattivo o medio. L'uomo cambia, ci sono stati dei governanti che sono partiti bene e finiti male, o viceversa. E questo è il dato umano. Ma noi stiamo parlando del principio dell'autorità, che è un principio in qualche modo naturale, nel momento in cui nasce naturalmente dagli eventi storici, dai fatti storici, dai contesti storici. Fino al Medioevo questo era dimostrato dal fatto che tutte le forme di governo erano monarchiche. Anche un feudo aveva un capo naturale termonarchico, anche se il suo titolo magari era conte, era duca, era marchese, non era re, ma dentro al suo feudo era re, anche se aveva in realtà dei feudatari più alti di lui, che, a partire dai re stessi, che potevano spodestarlo, però finché stava lì era il re. È un principio ben preciso di autorità naturale su cui si fondava tutta l'Europa cristiana per sé. Non so se è chiaro fino al ragionamento. E questo principio, in qualche modo, era, soprattutto poi nel momento in cui la Chiesa subentra come, non come istitutrice, ma come con la consacrazione dei re, che la prima consacrazione della storia è quella di Pipino il Breve, il padre di Carlo Magno. Carlo Magno non è il primo, Carlo Magno è il secondo. Carlo Magno è il primo imperatore, e Pipino era re dei Franchi, e viene consacrato re dei Franchi. Carlo Magno viene consacrato imperatore dell'impero carolingio. E dopodiché
gli imperatori per poter essere tali dovevano essere consacrati dal Papa, i re dovevano essere consacrati o dal Papa o da arcivescovo, il re poteva essere consacrato anche da un arcivescovo, ma la consacrazione doveva avvenire perché era la Chiesa che rendeva sacro oltre che naturale, la Chiesa non rendeva naturale quel potere, quello non era di per sé naturale, la Chiesa lo rendeva sacro, in qualche modo, la figura, cioè quella istituzione è ben precisa, questo è il senso della consacrazione, come il matrimonio. Il matrimonio non l'ha istituito la Chiesa, il matrimonio è di natura, la Chiesa lo rende sacramento, è la stessa cosa, ovviamente, mutatis mutandis, naturalmente, però il principio è lo stesso. Pertanto, in qualche modo, è una società assolutamente naturale e a un certo punto diventa anche sacrale. In questa società l'esercizio del potere non è mai, quasi mai, comunque naturaliter, non era assoluto. Cioè noi non troviamo monarchi nel Medioevo con potere assoluto. Non esistono. Troviamo il cattivo e il buono. Ma il potere medievale è sempre in qualche modo limitato, il re medievale, l'imperatore, comunque sia, è sempre limitato da mille lacci, mille saranno 110, quello che volete voi, ma da lacci. Quali sono questi lacci? Erano dei lacci naturali, per esempio erano i grandi feudatari. Qualsiasi re del Medioevo aveva a che fare con i grandi feudatari. Doveva rendere conto, non più che rendere conto, doveva rapportarsi ai grandi feudatari. Doveva rapportarsi anche alle grandi città, a quello che dicevano le grandi città. Immaginiamo, che so, che è stato un romano imperatore e prendeva una decisione, facciamo conto, ma a un certo punto Francoforte era contraria. Voi direte, vabbè, ma quello c'è un impero in mezzo. Francoforte è una città, ma Francoforte da sola faceva un decimo di tutta la popolazione dell'impero, del Sacro Romano Impero, poco ci manca. Faccio un esempio. Se Parigi era contraria al re di Francia, il re di Francia non andava da nessuna parte. Quindi non doveva portarsi esclusivamente, guardate bene, ai grandi feudatari, e già era un problema. I quali poi erano sparpagliati dappertutto, vai a prendere ad uno, perché poi non è che c'era il telefono, internet, no? Quindi erano situazioni complicate. Ma c'erano anche le grandi città che avevano una loro dignità a con cui rapportarsi. C'erano delle istituzioni di corpi intermedi, come per esempio le corporazioni, o come i tribunali, il tribunale non si intende il tribunale del giudice, ma dei parlamenti delle città, che in qualche modo bloccavano un certo potere del re. I re erano molto, ma molto controllati, in certi aspetti forse pure troppo, e questo creava dei voti di potere, delle difficoltà di gestione nello Stato, nelle guerre e così via. Ma era una monarchia temperata, la monarchia medievale. Perché è importante capire questo? Perché in realtà, se dobbiamo andare avanti quei secoli e capire come si è arrivati alla modernità, uno dei passaggi chiave, ragazzi, della modernità, ce ne sono tanti, ma dal punto di vista più politico, uno dei passaggi chiave è proprio l'affermazione progressiva, costante, inarrestabile di monarchie nazionali con sempre più poteri, sempre più poteri, sempre più poteri. I monarchi, e è chiaro che il primo esempio in assoluto è la Francia, non c'è niente da fare, a ruota l'Inghilterra, dei monarchi i quali a un certo punto accentrano il potere nelle proprie mani nel corso dei secoli, parliamo del 400, 500, 600, entriamo nella modernità. Poi tutti quanti avete sentito nominare il Re Sole, no, c'è poco da fare, quello lo conosciamo tutti, siamo già fine nella seconda del Seicento, è il simbolo dell'assolutismo cristiano, perché stiamo parlando dell'assolutismo cristiano sempre, ma per arrivare al Re Sole c'è un cammino di secoli in cui c'è un percorso di accentramento del potere effettuato con strumenti ben precisi. Qual è la differenza tra Luigi XIV di Borbone e il suo immenso antenato San Luigi IX? Qual è la differenza? San Luigi IX, che vive nel XIII secolo, che è il re santo, è il simbolo della legalità cristiana, San Luigi IX, che ha governato la Francia, che ha dato la miglior forma di governo mai esistita probabilmente sulla terra, nel suo regno, che ha governato la Francia, rendendo conto a tanti feudatari, perché a quei tempi erano potenti. Immaginatevi voi
il duca di Bretagna, la conte di Bretagna, il duca d'Aquitania, il duca di Borgogna, erano grandi feudatari a cui il re Luigi IX, con i quali doveva rapportarsi, rendeva conto a Parigi, rendeva conto alla Chiesa, al clero, ai vescovi, rendeva conto in qualche modo a tante persone. Poi passando il tempo, non possiamo affrontare tutto il discorso re per re, monarca per monarca, col passare del tempo, per eventi storici ben precisi, possiamo dire a partire dal nipote di Luigi IX, Filippo il Bello, Filippo IV il Bello di Francia, ecco, uno dei classici, l'altra figura di re assolutamente pessimo, scatta un meccanismo di accentramento del potere per il quale a un certo punto i feudatari vengono svuotati dei poteri, la Chiesa viene svuotata dei poteri, i vescovi cominciano a dipendere manco più dal Papa, ma sempre più dal re, i feudatari contano sempre di meno e il re comincia ad avere delle forze militari proprie, fino ad arrivare ad avere un esercito proprio, prima pagando lui i mercenari, poi istituendo un esercito proprio. Quando è stato istituito un esercito proprio, ragazzi, questi re hanno assunto un potere incontrollabile, perché c'è poco da fare, in uno Stato comanda chi controlla le forze armate. Questo vale pure oggi, eh? Perché noi diciamo, noi siamo controllati dai media. Sì, siamo controllati dai media, certamente, ma chi ci controlla noi è il fatto che le forze armate rispondono a quel potere che utilizza i media. Non so se è chiaro, sono le forze armate che controllano lo Stato, sempre, inevitabilmente, non lo scordate mai. Poi ci sono maniere differenti di controllare le forze armate. Oggi lo si fa tramite i media, tramite la finanza, tramite tanti meccanismi, ma chi controlla le forze armate è quello. Allora, nel momento in cui re hanno avuto in qualche modo il controllo delle forze armate, l'esercito professionale, soprattutto a partire dal 1600 in poi, ma già dal 1500, in un certo senso il Medioevo è andato a finire e sono nate quelle che noi chiamiamo le monarchie assolute. In questo contesto, dove posso allungare, un ruolo fondamentale è stato svolto dal protestantesimo. Perché il protestantesimo, nel suo odio verso Roma e nessuna chiesa, e nel suo odio verso l'impero, ha dato potere ai grandi principi dell'impero o ai grandi re che avevano praticamente apostatato. Esempio classico, un re che non era protestante, che non gliene fregava niente, scusate l'espressione del protestantesimo, di Lutero, che non gli portava niente di niente, ma che ha colto la palla al balzo del protestantesimo per fare sia i piaceri propri e sia per aumentare il potere suo personale, è Enrico VIII d'Inghilterra, il quale non solo aderisce al protestantesimo perché si vuole sposare Anna Bolena e poi tutte le altre quattro mogli che si è sposato, ma anche perché in quel modo ha il controllo assoluto totale, rompendo da Roma, di tutti i vescovi. E siccome il controllo dei vescovi, dei cardinali, lo ha anche dei nobili. Siccome il controllo dei nobili, lo ha anche dell'esercito. E a quel punto ha il controllo dell'Inghilterra, completo, assoluto. Sua figlia, Elisabetta, sarà quella che per prima applicherà materialmente tutto questo, creando una grande Inghilterra e mandando a morte decine di migliaia di persone con un suo ordine. Se Luigi IX fosse stato cattivo e avesse voluto mandare a morte i francesi senza processo, non avrebbe potuto farlo. Questo è un punto fondamentale. Poteva dire ai soldati, agli sgherri, vai a casa di quello, vai nel castello di quello e l'ammazzi. Questo poteva farlo, ma non aveva il potere di sostituirsi alla giustizia, perché la giustizia rispondeva a un criterio più alto del re. Non so se è chiaro questo passaggio. Invece Enrico VIII dispone pienamente già della giustizia. L'esempio più classico e famoso si chiama Thomas More, John Fisher, ma poi sua figlia manderà a morte migliaia e migliaia di persone senza nessun processo, però conniventi i magistrati. È lo Stato che inizia in qualche modo a sostituirsi a un potere naturale, con la violenza e con l'inganno. Il potere medievale, in qualche maniera, è un potere basato non solo sulla natura, abbiamo detto, non solo sulla sacralità, l'abbiamo detto, e il protestantesimo spezza anche questo aspetto. Perché? Perché spezzando i legami con Roma,
viene meno la sacralità. Oh, ma era un potere basato sul rapporto umano. Cioè il re si relazionava con i feudatari. Chi sono i feudatari? Chi erano i feudatari? Erano persone, il duca, il conte, il marchese, tal dei tali, quello, quell'altro, l'abitario, quello, erano persone. Si relazionava con i poteri della città, erano persone. Era tutto un rapporto fondato sulla gerarchia personale. Invece, nel momento in cui lo Stato prende il posto delle persone, chi controlla lo Stato può fare abbastanza facilmente ciò che vuole, entro certi limiti. Per cui già arrivando al potere in qualche maniera del Luigi XIV, all'assolutismo cristiano, già la cristianità è cambiata. Quando a me oggi io insegno gli studenti, i ragazzi che insegnano a scuola, gli studenti, mi dicono, fanno a volte la domanda, ma se noi dobbiamo, siccome io magari però critico la società odierna, dico, ma allora noi a chi dobbiamo guardare? E loro ironicamente mi dicono, voi torniamo ai tempi del Re Sole. No, torniamo ai tempi di San Luigi IX, rispondo io, non del Re Sole. Tornare ai tempi del Re Sole è inutile. Certo, mille volte meglio il Re Sole che questi di oggi, questo ci sono tutti, ma è perfettamente inutile, perché con il Re Sole, con l'assolutismo, si è già creato il meccanismo della distruzione del potere naturale, sacrale, naturale e umano, per creare un potere artificiale. Questo è il passaggio fondamentale. Esempio concreto di come il Re Sole ha fatto questo. Ha creato un suo esercito, il suo esercito, non risponde più. Il feudatario controlla tutto, fa quello che vuole, controlla tutto. Il Re Sole ha una sola paura nella sua vita, e questo si è visto: ha paura di essere scomunicato. Lui cambia, lui per tutta la vita combatte la Chiesa, per tutta la vita, però quando ogni volta arriva sul punto di essere scomunicato, si ferma, perché sa che essendo ancora un mondo, essendo la fine del 600, ragazzi, è un mondo già moderno, non è più il Medioevo, però non è manco il 1900, è un mondo ancora cristiano. Lui la scomunica, non la può rischiare in qualche modo, ma fino a quel confine fa quello che vuole. Esempio concreto, cioè, come li controllo io? Io voglio accentrare tutto il potere. Come controllo io gli aristocratici che mi rompono le scatole? Li ammazzo? No, non sono il sultano a Costantinopoli che fa che ammazza tutti, o che ne so, il Khan, il Gran Mogol in India, o chissà che. Come posso farlo? Come posso ammazzare? Creo una gabbia d'oro meravigliosa. Il più grande palazzo del mondo, il più bel palazzo del mondo, il più ricco palazzo del mondo. Li mantengo tutti quanti io, li metto tutti quanti a ballare il vento. Dalla mattina alla sera. Si faranno qualche duello per qualche dama, è pieno di dame, e crea un meccanismo tale per il quale questa gente, che sono i discendenti dei crociati, sono i discendenti dei grandi cavalieri del Medioevo, questa gente passa la loro vita col falso vestito in mano, con il neo finto, col profumo. Addirittura il Re Sole arriva a creare un meccanismo tale per il quale il più grande, come dire, livello di ambizione di tutti questi nobili avversari, che sono grandi avversari evidente, mantenuti, era di far parte dei 100 nobili. Versailles, ragazzi, è arrivata a un certo punto ad avere 5.000 persone, cioè Versailles è una città, non 5.000 nobili, famiglia di me, però mogli, figli, parenti, cugini e tutti a servitù. Nel contesto si arrivava fino a 5.000 persone. Di questi nobili la meta era di far parte di quei 100 nobili che la mattina inauguravano la tua eletta del re. Arrivavano lì, cioè presente perché la scena del Marchese di Grillo, non so se avete visto il film, qualcuno di voi si svegliava la prima mattina, toglie le coperte, mette i pantofole, non stiamo scherzando, la verità, perché la parrucca, lo lavi un pochettino, lo sistemi, e quelli erano grandi. E quei 100 erano importanti. Dopodiché, tra questi 100 ne sceglieva 50 che avevano l'immenso onore di fare la toiletta della sera. Quindi erano 50 proprio, quelli erano veramente importanti. Io ce l'ho detto, bloccavo le mani, ma no, questo era praticamente l'immenso, poi il re usciva dalla sua stanza, ciò che voleva, ma intanto questo rito era praticamente
come dire, la selezione che gli creava di importanza. Perché questa gente, col passare del tempo, stiamo parlando dei grandi aristocratici, dei grandi principi di Francia, io dico sempre scherzando, se si fossero reincarnati i loro antenati, ma se ne mazzate sulla scheda che gli davano questi qua, no? Quelli, i crociati, i grandi cavalieri del Medioevo, e questi vivono per questo. Poi dice perché si è corrotta la Francia. Addirittura quando tutte le mattine lui obbligava tutti ad andare a messa, per un certo periodo, poi ha smesso, ma per un certo periodo di anni, sapete che faceva? Li invitava tutti quanti nella sua grande stanza, lui assisteva alla messa dall'alto e loro assistevano a lui. E quindi se lui si inginocchiava, lui si inginocchiava. Se lui si alzava, lui si alzava. Quello che faceva lui, faceva. Cioè lui era il mediatore tra la messa e lui. Questo per far capire, chiaramente sia chiaro, non pensate che stiamo parlando, come dire, di quello che sta ancora nel nord adesso, come si chiama, no, pazzo. Stiamo parlando di un uomo lucidissimo, che fa questo per motivi ben precisi, non per vanità, sì, anche per vanità, d'accordo, ma c'è un programma politico di questo. C'è lo svuotamento totale dell'aristocrazia, del senso stesso dell'aristocrazia, nelle mani di un unico uomo, di un sovrano, della monarchia assoluta. La famosa frase, l'età, se vuoi, lo Stato, sono io. Non c'è frase più anticristiana di questa. Possiamo dire quanto vogliamo che lui era cristiano, possiamo dire quanto vogliamo che è il sole, possiamo dire quanto, anzi, nell'ultima fase della sua vita Luigi ha anche avuto una conversione. A un certo punto ha tradito tante volte la moglie, ma poi la moglie muore, la regina, e lui sposa morganaticamente la sua amante, quindi si mette in regola. E alla fine della sua vita, tutte le testimonianze dicono che oggettivamente tornò a Dio, al punto tale che tutta la corte invece, che era corrotta, non lo sopportava più, perché lui a un certo punto cominciò veramente a dire no, adesso a messa si fa, no, tramite, tutti a messa a pregare, ma sul serio, non per finta, e quindi dava un po' fastidio. Questo è il problema suo personale, però quello che rimane, noi ci interessa che a un certo punto, buon per lui, se si è salvato l'anima, speriamo di sì, però il problema è quello che ha fatto politicamente, ha svuotato una cosa naturale, cosa? L'aristocrazia. Perché l'aristocrazia, esattamente come il popolo, esattamente come il re, sono tre istituzioni naturali, nella stessa famiglia c'è un re, c'è l'aristocrazia e c'è il popolo. Da questa parte la famiglia. Da un re, dall'aristocrazia e dal popolo, l'aristocrazia è la madre, che spunge proprio dal ruolo di aristocrazia nei confronti del re come consigliera e come poi le donne ci riescono bene in questo, e anche nel rapporto con i figli. Il ruolo della madre è fondamentale. Ebbene, se si svuota il ruolo della madre, come la famiglia? Ma guarda un po', il femminismo. Ebbene, se si svuota il ruolo dell'aristocrazia, come lo Stato? Voi direte, ma non è vero, non è vero? Quando poi arriva nel 1700 del Illuminismo, e comincia a dire ma la monarchia assoluta è barbarie, ma la monarchia assoluta è passato, è la superstizione come la Chiesa, chi è che avrebbe dovuto difendere il re? Chi è che avrebbe dovuto difendere il trono? Chi è che avrebbe dovuto difendere anche la Chiesa stessa dalla rivoluzione che stanno preparando? È l'aristocrazia. Ma quell'aristocrazia non difese più nessuno, perché era svuotata. Perché non avevano, un po' perché non erano debosciati, non capivano più niente, un po' perché quelli che capivano dicevano no, tu ci hai tradito, perché dovrei difenderti? Sì, anche se Luigi XIV era morto, Luigi XV era 100 volte peggio di Luigi XIV, perché non era manco cattolico. Per cui, in un certo senso, perché dovrei difendere Luigi XV? E quando poi muore Luigi XV, che sale sul trono, quel poveraccio di Luigi XVI è una brava persona, che paga le colpe di tutti, quell'aristocrazia non ha più niente della vecchia aristocrazia medievale. Sono tutti quanti la sera, non più avversari a fare la toiletta del giorno, la toiletta della notte, quella non la fanno più, fanno molto peggio, si riuniscono nelle logge segrete a tramare, pensando di essere moderni, pensando di essere in qualche modo alternativi, e si scavano la fossa loro, la monarchia, alla Francia, non per niente, arriva la rivoluzione francese. È praticamente, in qualche modo, la rivoluzione francese ha delle cause immense, lunghissime, grandi, tante, l'illuminismo è la causa prima in assoluto, però
una delle cause più remote, involontarie, per carità, è chiaro che è involontario, ci mancherebbe, però c'è niente da fare. Modelle cause volontarie è proprio Luigi XIV, è l'assolutismo. L'assolutismo non è cristiano. L'assolutismo, in qualche modo, è già un tradimento di tutta quella che era la visione politica della cristianità, che poi noi troviamo riassunta in un capolavoro assoluto, che in qualche modo è lo scritto di San Tommaso d'Aquino sul Principe. Per cui, in qualche maniera, è quella la nuova società cristiana, un potere naturale controllato da un'istituzione naturale dei nobili, con un'armonia, diciamo così, naturale con il popolo. La società medievale, penso lo sappiate, era idealmente, perché chiaro, ma anche se, cioè, l'idealmente, non pensate sia una cosa astratta, l'idealmente è importante perché sono le idealità che poi reggono la vita pratica. Idealmente la società medievale era tripartita, trifunzionale, con oratores, bellatores e laboratores. Se avete mastito questa cosa, la società cristiana si basa sull'armonia tra clero, aristocrazia e popolo, oratores che hanno il compito in qualche modo di salvare le anime e la società stessa con la preghiera, i bellatores, cioè l'aristocrazia, coloro che combattono per difendere la società, che sono le due classi privilegiate, e la massa dei laboratores, che non è privilegiata, però ha il dovere di mantenere se stessa, la società, i laboratori e gli oratores, in un'armonia di tre, che trova la propria unità nella figura del sovrano. Tre e uno, il sovrano e il re di tutti, e che è l'unità stessa della società, una e trina, ovviamente, ogni riferimento, diciamo così, non è puramente casuale. Tutto questo si spezza con l'età moderna quando il re diventa il padrone assoluto. A questo punto, inevitabilmente, le cose cambiano e si va alla Rivoluzione francese. E cosa fa la Rivoluzione francese? Guardate bene. Quando parliamo dell'illuminismo, noi abbiamo praticamente tre figure chiave, che tutti faccio, gli omissi sono tanti, però tutti in mente abbiamo, anche chi non si intende di politica, storia, filosofia, ha tre nomi in mente che più o meno vengono con l'illuminismo. Montesquieu, Voltaire e Rousseau, sono i tre nomi chiave, da qui non si sfugge. Ce sono anche altri, ma prendiamo questi tre. Montesquieu è più vecchio, un po' un proto-illuminista di prima metà del Settecento, un po' legato, quasi legato al mondo di Luigi XIV. E cosa dice Montesquieu? Dice un sacco di cose, però dal punto di vista istituzionale Montesquieu dice io vorrei tornare alla monarchia di Luigi, che era una monarchia assolutamente organica. Siccome non è possibile, ma e abbiamo Luigi XV, manco più 14, cioè abbiamo 15, disastro totale, che aveva ragione, allora è meglio creare una monarchia costituzionale di stampo inglese, cioè una monarchia, ragazzi, dove il re è controllato da un'istituzione non più naturale, ma artificiale, cioè la Costituzione. Una regola che si danno gli uomini e che nasce in qualche modo a tavolino. Questo si fa, questo non si fa, questo è giusto, questo non è giusto. E quindi di fatto lui guarda la monarchia costituzionale. Poi arriva Voltaire, il quale, e con lui tutti gli altri dell'enciclopedia, di Roda, Lambert, tutti gli altri, i quali dicono no, no, niente monarchia costituzionale, bisogna essere molto più pratici. Mettiamo un re con tutti i poteri, come ce l'abbiamo adesso, però anziché mettervi davanti i consiglieri, i gesuiti, o chi ha chissà cos'altro, ci mettiamo due filosofi. È la soluzione migliore. Un re con tutti i poteri, aiutato dai filosofi illuminati, che siamo noi. È quello che si chiama il despotismo illuminato. In modo tale che noi, filosofi, useremo il potere del re per cambiare la società. In pratica loro cosa stanno dicendo sostanzialmente? Costituzioni, democrazie, ci vanno dare un sacco di tempo. Meglio avere tutto il potere. E no, però lo guidiamo noi. Infine poi arriverebbe giù un altro, e si chiama Jean-Jacques Rousseau, il quale dice completamente rovesciamo tutto, abbattiamo la monarchia, ci deve essere l'uguaglianza assoluta e creiamo la Repubblica dove il potere risiede in tutti i cittadini e tutti i cittadini devono essere sempre d'accordo nel decidere tutto. Quando qualcuno è la volontà generale del contratto sociale di Rousseau, quando qualcuno gli dice, scusa Rousseau, ma
Com'è possibile che 26 milioni di francesi, per fare un esempio, sono sempre d'accordo su tutto, su tutto? Innanzitutto come fai a saperlo? Cioè, per esempio, non c'era internet. Com'è possibile? E lui risponde: non mi interessa se sia possibile o non è possibile. Mi interessa che l'unica forma di governo giusta è quella nella quale tutti i cittadini sono sempre d'accordo su tutto e decidono su tutto tutti alla stessa maniera. E se uno non è d'accordo, e lo so, parafrasa nostro Signore con una frase del Vangelo, dicendo, nostro Signore a un certo punto dice, costringetevi a entrare. E lui dice, costringetevi a essere liberi. Questa frase, ragazzi, è la svolta della civiltà occidentale cristiana. Costringetevi a essere liberi. Che vuol dire? È un ossimoro. Se io ti costringo a essere libero, tu non sei più libero. È evidente, no? Ma lo solo dice apposta. Se io costringo tutte le persone a pensare alla stessa identica maniera, loro pensano di non essere liberi. Ma se sbagliano, sono liberi. Perché solamente pensando a tutti alla stessa maniera non esiste una maggioranza e una minoranza. Non esistono gli oppressi e i padroni. Non esiste chi governa e chi è governato. L'unico modo per evitare dominatori e dominati è che tutti la pensano alla stessa maniera. E io sono d'accordo. Devi essere costretto ad essere libero. Quando poi bisognerà passare alla pratica, cosa accadrà? Che un uomo chiamato Maximiliano Robespierre, chi non la pensa come me, parla di ghigliottina, 500.000 morti. Ma lui ha ucciso 500.000 persone, 300.000 in Vandea e 200.000 sparsi per la Francia, come? In nome della libertà. Vedi, e la libertà. In questo momento ecco il passaggio fondamentale. In questo momento non c'è più non solo il potere sacrale, meglio che finito, lo stesso Luigi XVI è stato ghigliottinato, non c'è più neanche il potere naturale. C'è un potere stabilito a tavolino, attuato tramite il terrore, con la ghigliottina, tramite i processi finti, la legge sui sospetti, con un dittatore che ha incarnato in sé, che era un tizio qualsiasi, manca a dire il re, almeno Luigi XIV era re per grazia di Dio, stava lì, era consacrato, era lui, non c'erano dubbi. Robespierre era un avvocato, come cioè, poteva essere qualsiasi altro dei 26 milioni di francesi in quel momento in Francia, che ha preso il potere e che fa quello che vuole. Robespierre è il prototipo di tutti i dittatori, non che tutti i dittatori sono stati come Robespierre, ma è il prototipo di un potere politico della modernità e della contemporaneità che non si fonda più su Dio, non si fonda più sulla natura, ma si fonda esclusivamente sulla forza. Questo ci manda direttamente al XX secolo, ci manda direttamente in una società in cui il potere è basato, non ha più nulla a che vedere con la naturalità delle cose, ma sui rapporti esclusivamente di forza. Poi una volta che un dittatore, un politico, potrebbe essere anche un presidente democraticamente eletto, perché tanto le elezioni democratiche sono stabilite a monte tramite tante maniere, una volta che arriva lì, poi può essere buono o cattivo, ma arriva lì non perché è lì secondo natura, arriva lì perché con rapporti di forza c'è arrivato. E si chiami Lenin, Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, Castro, che si chiami Hitler, che si chiami anche Mussolini, ma anche Franco, ma anche Salazar, dico questi nomi perché? Perché non sono tutti uguali, non possiamo dire che Salazar è Stalin, no? Naturalmente, però il meccanismo, guardate bene, il meccanismo è un meccanismo rivoluzionario. Questo è uno dei motivi per cui io, Massimo Unione, mi scontrerò sempre in parte, in qualche modo, anche se amichevolmente, con un certo mondo fascista cattolico. Perché non si capisce che il fascismo ha fatto tante cose buone, ma è sempre figlio della rivoluzione francese. E se un uomo fa una cosa buona, magari quello dopo la fa cattiva, perché fa quello che vuole, qualsiasi dittatore fa quello che vuole. Poi, possiamo dire, per carità, in qualche modo, mille volte meglio il fascismo di oggi, io sono il primo che lo dice, ma è comunque un meccanismo figlio delle rivoluzioni francesi, è una forma di giacobinismo buono. Ma perfino, io da cattolico, posso preferire perfino Franco o Salazar. Ma anche Franco e Salazar sono stati degli episodi buoni, poi anche loro con i loro limiti, soprattutto Franco, ma magari invece di oggi, ma magari, sono d'accordissimo.
ma non è nemmeno quella la soluzione ultima. La soluzione ultima, in una visione cristiana, non è il dittatore, anche se il dittatore può fare del bene. La soluzione ultima è una monarchia sacrale che per secoli va avanti in un popolo, che si incarna nella storia di quel popolo, che è sentita da quel popolo, e poi un re può anche decidere di mettersi a fianco del governo un uomo forte, intelligente, volitivo, come primo ministro, questo va benissimo. Per esempio, anche nell'Italia fascista, era una diarchia, non era manco una dittatura. Tenete presente questo è importante. Mentre la Germania nazista e la Russia comunista erano stati totalitari, perché? Perché effettivamente Stalin, sopra Stalin e Hitler, chi ci stava? Stalin e Hitler, punto e basta, facevano quello che volevano, hanno fatto quello che volevano. L'Italia fascista, no, l'Italia fascista è Mussolini, che gli stava bene, come gli stava bene, c'è poco da fare, e deve rispondere al re, c'è un re. Mussolini ha a che fare con un re, che a un certo punto, nel momento del crollo della guerra, che fa sto re? Lo tradisce e lo fa arrestare. E questo dimostra che Mussolini ha a che fare con un re, cioè doveva per forza, volendo o nolente, rapportarsi con un re, che c'è? E il re controlla l'esercito. Doveva rapportarsi con la Chiesa. Mentre Stalin questo problema l'ha risolto alla radice, Hitler era un paese in gran parte protestante, non ha il problema, e con i cattolici ci ha pensato, ha saputo come risolverlo, e Mussolini no, perché gli italiani negli anni 20, 30, 40 sono al 90% cattolici. Devi avere a che fare con la Chiesa, devi avere a che fare con delle forze che ti condizionano. Per questo, naturalmente, già il fascismo ha un giudizio storico molto più, come dire, meritorio di altri, a maggior ragione Franco e Salazar, ma qualsiasi dittatura è sempre, rientra sempre in qualche maniera nella visione giacobina della storia. Non so se questo è chiaro. Può essere un rimedio a un male, ma non è in se stesso in assoluto il bene. Il bene assoluto è, chiaramente parliamo di grandi stati, parliamo ormai del mondo, non parliamo più della polis, Atene, Sparta, stiamo parlando del nostro mondo, almeno fino alla seconda guerra mondiale, o almeno fino all'89, perché adesso il mondo è cambiato, è praticamente uno stato ordinato secondo natura, nelle varie istituzioni, nei corpi intermedi, la famiglia, la società, le libere corporazioni, le libere associazioni dei cittadini, la magistratura ordinata al bene, una monarchia identificata veramente con quel popolo e anche la Chiesa per noi siamo cristiani. Ecco questa gerarchia che dà in qualche modo lo stato ordinato. Una volta, e vado a concludere, una volta cadute le monarchie, le tre dittature, le tre tanto sono pure di più, prima le prime due sconfitte, il nazionalsocialismo e il fascismo, e poi dopo nell'89 il comunismo, cos'è accaduto? È accaduto che questo potere è diventato ancora più innaturale, perché il potere che noi abbiamo oggi, ma del bene, è più innaturale di Stalin. È più innaturale. Perché Stalin, mostro cattivo, oppure Mao Zedong, figuriamoci, forse oggettivamente il più grande mostro umano che sia mai esistito, per pagare con Pol Pot, ma se non Pol Pot sta in Cambogia, ma se comunque stava in Cina, quindi comunque stavo lì. Questi mostri, per quanto sono dei mostri, dei demoni incarnati, rientravano ancora in qualche maniera in una logica di potere inumano, anticristiano, non naturale, ma usuale. Il dittatore, l'uomo forte che prende il potere tramite un'ideologia e il governo. Con il crollo anche del comunismo e col 68, con la trasformazione delle civiltà occidentali, oggi noi viviamo in un mondo al 100% non solo innaturale, ma direi contro natura, anche politicamente parlando. Oggi, specialmente l'Europa in particolare, chi è che governa l'Europa? Non lo sa, alzi la mano chi conosce chi governa l'Europa. Le banche. Appunto, vengono gli esseri umani, lo so, però anche le banche sono ancora le loro volte controllate da altri, però voglio dire,
c'è un'istituzione, c'è un governo, c'è la Merkel, c'è come si chiama lì, Hollande, adesso speriamo che cambia, c'è, lasciamo vedere da noi, insomma ci possono fare dei doni, ma sappiamo tutti perfettamente che sono malvagi, che non hanno nessuna autonomia. E non è che non hanno autonomia perché volontariamente hanno ceduto quote di sovranità all'Unione Europea, anzitutto volontariamente da barzelletta, perché gli europei non sono mai stati chiamati a dare la loro opinione su questa cessione di quote di nazionalità, e quando sono stati chiamati hanno detto di no, cioè a parte questo, ma non hanno dato nessun potere all'Unione Europea, quanto l'Unione Europea ha detto lei, sono le banche, è l'alta finanza meglio ancora più che le banche, e l'alta finanza risponde a dei poteri ancora più alti, sconosciuti, di cui possiamo fantasticare in mille maniere. No, fantasticare nel senso che sono barzellette, non sono barzellette, sono cose vere, dico fantasticare nel senso che alla fine nemmeno noi sappiamo veramente come stanno le cose fino in fondo, ma che esistono, ma che ci sono, e che non hanno niente, proprio, sono proprio contro natura, perché è una mostruosa costruzione totalitaria che esercita questo totalitarismo senza nessun diritto di natura, senza nessuna sacralità cristiana, senza nessun diritto di natura e senza nessuna nemmeno usualità di esercizio del potere cattivo, ma che in fondo fa parte della vita. Il feudatario cattivo poteva essere il dittatore cattivo, dico per dire. Qui siamo ben oltre. Questo passaggio mostruoso che si sta creando, voi direte cosa c'entra con Versailles? Chiaro, non è che nessuno lo voleva, non capiva, ma è un meccanismo che parte ancora prima di Versailles, passa per Versailles, arriva la rivoluzione francese e tramite il liberalismo e il socialismo e le dittature arriva fino al Novecento, poi crollano le dittature, crolla il comunismo, non c'è più il bipolarismo e c'è questo potere della finanza che fa quello che vuole a 360 gradi, in questo mostro Leviatano. Chi ha usato la parola Leviatano? Un filosofo. E cosa diceva questo filosofo? Chi era il Leviatano? Era uno Stato incontrollato che faceva tutto quello che voleva e da quale dipendeva perfino il bene e il male. Poi lui dice alla fine, però il re, il Leviatano, non può toccare la proprietà privata, guarda un po', può fare quello che vuole, può ammazzare, togliere le mogli, ammazzare tutto, non può toccare la proprietà privata, quello non lo può toccare. Ma perché Hobbes vive alla fine del 600 in un mondo liberale e in qualche modo ovviamente inglese? Ma è ovvio che andando avanti è questo mostro che è deviatato che noi oggi viviamo, che è la cosa più contro natura che possa esistere. Noi ci arrabbiamo, non sappiamo più con chi arrabbiarci. Possiamo arrabbiarci con le banche, ma non è che possiamo andare alla banca qui di fronte a dire a cassiere tu sei un bastardo, perché poi le arrabbiarci con te, devi mangiare finito. Con chi ci arrabbiamo? Con il direttore della banca. Oggi non c'è niente di più squalificato che i direttori delle banche, che cambiano in continuazione ogni 6 mesi. Lo so che ho 3 cugini che poveracci non sanno mai dove mettere a casa perché gli ci fanno girare. Oggi l'uomo più sfortunato è il direttore della banca. Un tempo quando ero bambino direttore di banca. Oggi sono tutti quanti dei pupazzetti che vengono manovrati e che non contano più nulla. Lei sono andato l'altro giorno, un mese fa, a chiedere un prestito, manca di un mutuo, un prestito di pochi soldi in banca, per informarmi, ho chiesto poi, perché non voglio chiederlo naturalmente, solo per avere un'informazione. Quello ha dovuto fare 50 telefonate per chiedere se mi voleva dare poche migliaia di euro, il direttore di banca. Questo è significativo anche di quello che sta accadendo, perfino dentro le banche. Nemmeno loro sanno più chi sono i loro capi. E non è solamente un discorso di banche, è un discorso anche, vale bene, di finanza, ma anche politico. Chi sono i capi? È il Leviatano incontrollato, è la volontà generale di Rousseau, ma non a livello però di totalitarismo, a livello di piccoli gruppi, di oligarchie, che nessuno conosce, di cui possiamo sapere qualche nome, Soros, Rockefeller che sta andando a posto suo e tutto il resto, ma che in realtà ancora a loro volta espongono ad altri, in un mondo incontrollabile, forse nemmeno incontrollabile anche da loro. Cosa vuol dire tutto questo in conclusione? Che viviamo anche, non solo moralmente, genere, la fantasia e tutto il resto, ma non solo economicamente, non scordiamoci che sono state abolite le banche nazionali,
cioè quelli che sono l'autorità economica di uno Stato e le monete, per una moneta finta che praticamente è un trucco, una maschera, perché non è altro che il marco, che però chiaramente è una maschera con cui si è dato un altro nome, il quale marco non è manco più controllato dalla Germania, sia chiaro, non si sa chi lo controlla, ma si è proprio rovesciato anche la politica. E tutto questo, siccome è l'unica parvenza di neanche di naturalità, ma come dire, di inevitabilità della prassi, che esiste ancora per il momento, sono le finte elezioni, cosa accade? Che siccome quando si fanno le elezioni da noi sono finte, magari in altri posti no, perché per esempio negli Stati Uniti così finte non sono, le abbiamo anche visto ultimamente, dato un dato oggettivo, ebbene occorre questa immensa montagna costruita artificialmente dai media per fare lavaggio delle persone, perché quando devono essere chiamati a votare si cerchi in qualche modo di indirizzare la storia verso i suoi esiti. È ovvio che queste persone misteriose che ci governano e non ci governano allo stesso tempo, meglio ancora, che ci rovinano, perché il loro scopo è la nostra rovina, queste persone in qualche modo hanno lo scopo di arrivare al più presto a eliminare le elezioni. Cioè con lo stesso principio democratico per il quale loro hanno scambiato la civiltà cristiana. Quindi, conclusione di tutto questo. Ecco, si potrebbe dire, prima di concludere, un'ultima cosa, velocissima, anzi. Beh, non è che la Chiesa è rimasta fuori da tutto questo. Mai come in questo momento la Chiesa è governata innaturalmente. Anzitutto, non siamo neanche certi, perché è un dato di fatto oggettivo, non c'è nessuna polemica in questo, come dire che uno più uno fa due. Siccome stiamo vivendo con due papi, oggettivamente, tutti e due si vestono di bianco, tutti e due si vanno a chiamare santità, tutti e due stanno in Vaticano, uno sta zitto e muto, l'altro parla tutti i giorni, però non si capisce bene. Per la prima volta nella storia, questo è un dato di fatto oggettivo. È il Papa? Sono papi a metà? Sono due papi? Un Papa solo? Quale di due? Sono di due? Ma anche se il Papa fosse veramente Bergoglio, è una gestione del governo assolutamente, anche proprio la gestione spicciola del governo, assolutamente dittatoriale all'interno della Chiesa. Anche questo non fa parte della tradizione della Chiesa, ma anche fino a Benedetto XVI, non dico fino al 58. Anche fino a Benedetto XVI, anche i papi post-conciliari non hanno gestito la Chiesa così. È la prima volta in assoluto. Quando si dice i papi del Medioevo erano potentissimi, ma non è vero. Ma non è vero, questo lo dicono chi non conosce la storia. La Chiesa era potentissima, ma i papi persone nella gestione del potere. Ma poveracci, voi non sapete che guai che passavano. Non avete idea dei guai che passavano. Parliamo dei più famosi, vogliamo parlare di un Innocenzo III che è scappato due volte da Roma, vogliamo parlare di un Gregorio VII che è morto prigioniero a Salerno, parliamo dei più famosi, vogliamo parlare di Bonifacio VIII che l'hanno fatto prigioniero ad Anagni, parlo dei più potenti. Non esiste questa gestione assoluta, proprio totalità, anche in questo, oltre a tutto il resto, anche in questo è il naturale. Diceva proprio oggi a pranzo, parlavo con una persona che è in contatto con un cardinale, uno di questi cardinali, diciamo così, non con i conosciuti, però cardinale. E questo qua stava tanti anni in Argentina, per cui a Bergoglio lo chiama Mario. No, lo ha testimoniato lui, questa persona. Allora questa persona, siccome sta in confidenza con questo cardinale, gli ha detto: ma scusi Eminenza, ma lei riesce a parlare con Papa Francesco? Sì, io parlo, ci parlo, lo saluto, ciao Mario, come stai? Si chiama ancora Mario. E ma lei, questa persona ha fatto coraggio, ma lei gli fa capire che forse proprio tutto è perfetto? Dice: no, guardi, si sbaglia, io ho detto che tutto è un disastro. Ah, e lui? E lui si alza e se ne va. Allora ha detto: ma
Ma lei ultimamente gliel'ha detto, no, sono 2 anni che a me non parla più, come a tutti gli altri. Questo è molto significativo. Non so se è chiaro. Cioè, che cosa è significativo? Che anche all'interno della Chiesa il collegio cardinalizio non esiste più. Tranne quei 2, 3, 4 che posso, ovviamente, che sono d'accordo con lui, questo è chiaro. Anche in questo c'è una contronaturalità del potere, perché all'interno della Chiesa. Pertanto è un disastro generale che noi stiamo vivendo, perché sono i giorni che noi stiamo vivendo in cui tutto è in qualche maniera è rovesciato. E in questo senso dobbiamo noi riscoprire evidentemente la naturalità. Naturalmente non è che io, voi, noi, o Gabriele abbiamo il potere di cambiare lo Stato, la finanza, le banche, chi ci governa, chi è, no. Siamo così, siamo in qualche maniera quello che siamo, non abbiamo nessun potere, però abbiamo il potere di cambiare la nostra mentalità, di cambiare noi stessi. Intanto partiamo da noi stessi, partiamo dal nostro modo di essere, partiamo dalle nostre famiglie, dal modo, per esempio, nel caso vostro, nella grande maggioranza di voi che siete giovani, dal modo di concepire e sognare il vostro matrimonio, la vostra famiglia, il vostro fidanzamento, il vostro matrimonio, la vostra famiglia, il vostro lavoro, dal modo di strutturare la vostra vita. È un cambiamento che deve venire tutti i giorni in qualche maniera, ed avere, e soprattutto anche poi dirlo agli altri, comunicarlo agli altri in qualche modo, perché solamente con la consapevolezza di questo assoluto e totale rovesciamento, che poi non è il fine ultimo, vi dimenticavo di dire una cosa, ma è ovvia, il fine ultimo è la preparazione del potere più contro natura che mai sia esistito sulla terra, e che chiaramente è il potere dell'anticristo che deve arrivare, praticamente, che stanno costruendo in una maniera, in una velocità stratosferica, sempre di più velocemente, che probabilmente non è da escludere che se non ci saranno interventi divini nel frattempo, non è detto che qualcuno qui dentro qualcuno lo vede, insomma, perché è talmente tale la velocità, insomma, che francamente chi ha qualche anno di troppo forse la scampa, ma chi è più giovane, insomma, lo vedo già messo male, insomma, nel senso che non so se mi sono spiegato, è una velocità tale, franca, è evidente, insomma. Per cui in qualche modo siamo noi che dobbiamo frenarlo, avendo chiaro che anche dal punto di vista politico la rivoluzione sta andando ai suoi ultimi passi, è un non potere politico, perché non c'è più il potere politico, la distruzione del potere politico stesso, proprio la distruzione della famiglia, la distruzione della società, col comunismo, col 68, con la droga, col gender, tutto il resto, la distruzione del potere politico. Sostituito all'inizio da una grande finanza che governa tutto, e poi dopo invece la scena finale, evidentemente, quale potrà essere, tramite passi che io non sono profeta, non posso immaginare, ma non posso sapere, ma di qui a poco la scena finale, come ci poi arriverà un potere politico a mostruoso, che controllerà tutto e tutti, fino all'ultima virgola della nostra vita. Magari cambiandoci il cervello, cambiandoci il corpo, mettendo il cervello di uomo in un corpo femminile, facendo praticamente nascere tutti quanti dalla provetta o chissà come, ma mettendoci tutti quanti esattamente con gli occhi azzurri, con gli occhi neri, della stessa altezza e così via, programmandoci perfettamente la nostra vita, insegnandoci le cose da 3 anni che vogliono loro, strappando i figli ai genitori e creando un mondo di pupazzi, adoratori. Perché questo è il fine ultimo. Sappiate che il fine ultimo di questo immensa rivoluzione politica non è l'anarchia, è la più mostruosa concentrazione di potere della storia umana. Vado bene, l'anticristo. Quindi, in qualche modo, vediamo ai nostri occhi quello che sta accadendo. Ovviamente, per concludere con una parola di speranza, non scordiamoci mai che, come ho scritto anche l'altro ieri su Facebook, una signora che diceva io vedo, non so perché, forse neanche a farla apposta non si è resa conto, ha scritto nella mia pagina, ha detto qui io vedo che tutte le pentole sono, il coperchio ormai è chiuso e tutto perduto. E io ho detto no signore, quel signore fa bene le pentole, ma i coperchi non li fa mai, perché esiste una forza che lo ha creato pure lui, che lo gestisce, che lo controlla, che gli permette di fare quello che vuole finché vuole, e quella forza prima o poi interverrà. Non esiste più grande prova dell'esistenza di Dio che l'esistenza del demonio, nel senso almeno concreto, non filosofico o teologico, ma nel senso concreto della vita di tutti i giorni.
e noi oggi lo vediamo apertissimamente dinanzi a noi. Noi stiamo vedendo l'inizio, ma certamente vediamo una in qualche modo realizzata, almeno in parte, l'Apocalisse. Pertanto, questo ci deve dare paradossalmente un'immensa forza, fede interiore, e la forza della fede proprio di testimoniare in qualche maniera ciò che è naturale. In questo momento il nostro più grande sforzo non può che essere la testimonianza del naturale, ovviamente poi con il sacrale, ma il sacrale si appoggia sul naturale, perché la grazia richiede la natura, ce lo scordiamo mai. Quindi, in qualche modo, la testimonianza del naturale, questa deve essere la nostra, forse, prima controrivoluzione. In più poi arriva chiaramente anche la grazia dei sacramenti della Chiesa, anche all'interno, in qualche modo, in questo momento, della Chiesa stessa. Grazie, non so.